Gradara. Avevi mai ammirato la capitale del Medioevo da questa speciale prospettiva? Prova ad immaginare dame e cavalieri camminare tra i vicoli di questo antico borgo. Spade, scudi, cavalli, e che dire dell'amore tra Paolo e Francesca. La Rocca di Gradara, castello fortezza, si trova in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche. La costruzione della struttura risale al 1150. Il borgo medievale è protetto da una cinta muraria esterna che si stende per circa 800 metri. Nel passato si sono avvicendati scontri tra le milizie fedeli al Papa e le signorie marchegiane e romagnole. Amor che nullo amato, amar perdona. Mi prese del costui piacer si forte, che come vedi ancor non mi abbandona. Questi commoventi versi, tratti dal quinto canto dell'Inferno dantesco, narrano la forza di una grande storia d'amore, quella di Paolo e Francesca. Una storia finita male per mano del marito di Francesca, Gian Giotto, che li trafisce ambedue con una spada. La tradizione vuole che il teatro di questa storia fosse proprio il castello di Gradara. Siamo nelle Marche, a Gradara, una roccaforte ad appena 150 metri sul livello del mare, in una posizione strategica e dominante, a 20 km da Rimini e a 13 km da Pesaro. L'interno del castello è visitabile durante tutto l'anno, escluso il giorno di Natale e di Capodanno. Per un biglietto di appena 4 euro si parte dalla stanza delle torture, si attraversano varie sale e si arriva al cuore del castello. Questa è la camera da letto di Francesca, dove le protagoniste sono un po' troppo vicino al letto di una Francesca lasciata spesso sola da suo marito, impegnato per lavoro nella vicina Pesaro. Oggi Gradara incanta anche per la bellezza dei suoi panorami. Qui, da Porta Nuova, si ammira un panorama meraviglioso della costa adriatica, le spiagge di Rimini fino a quelle di Cattolica. Qui si respira un'aria frizzante e salubre che sembra aver ispirato proprio il nome Gradara. L'episodio di Paolo e Francesca ha sempre riscosso un enorme successo, toccando al cuore, in particolare la sensibilità medievale, che l'ha inserito in una cornice da romanzo cavalleresco, e la cultura romantica che l'ha invece trasformato in un mito sentimentale. Proceduti dalla schiera degli illustri lussuriosi, trascinati dalla bufera infernale, i due amanti sono i primi peccatori che Dante vuole interrogare. Il loro volo leggero sembra alludere a una felicità amorosa ma ormai vuota e inutile. Francesca risponde al poeta: «Amor, che a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer si forte, che come vedi ancor non m'abbandona». Dalle sue parole emerge il ritratto di una donna che ha amato, ama e non potrà che amare in eterno. Paolo, piangendo stretto accanto a lei, esprime lo stesso sentimento. Dipinta dai romantici come una eroina sfortunata, travolta dalla passione, Francesca è in realtà una donna aristocratica vissuta a corte tra i libri e il decoro di una società raffinata. Le poche notizie storiche disponibili riferiscono che era figlia del signore di Ravenna Guido da Polenta. Intorno al 1280 sposò Gian Giotto Malatesta di Rimini, dal quale ebbe anche una figlia. Si innamorò del cognato Paolo Malatesta, che forse Dante conobbe di persona a Firenze. Il marito geloso la sorprese insieme all'amante e li uccise. Una storia sciagurata e dolorosa che Dante chiede a Francesca di rievocare. La terra e l'inferno coesistono nei versi che descrivono il breve momento felice del loro innamoramento tra le mura di un palazzo signorile. Noi leggevamo un giorno per diletto
di lancia l'otto, come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Il libro che i due cognati stavano leggendo racconta l'innamoramento di Lancilotto e Ginevra, moglie di Re Artù. Un crescendo di emozioni li travolge e culmina nel bacio appassionato di Paolo. La bocca mi baciò, tutto tremante. Dante, che in gioventù aveva cantato il nobile amore ideale della letteratura cortese, ne sottolinea ora gli effetti pericolosi sul piano morale. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Nella figura di Francesca prende forma il conflitto nell'anima medievale tra la dolcezza dei sentimenti e la fermezza di fronte al peccato. Turbato da una struggente contraddizione psicologica e sopraffatto dalla pietà verso i due amanti, Dante perde i sensi. Amor, cal cor gentil rato s'aprende, prese costui de la bella persona, que mi fu tolta el modo ancor me ofende. Amor, que anulo amato amar perdona, mi prese el costui piacer si fuerte, que, come vedi, ancor no me abandona. Ay, paura. No, con te no. Stringimi forte. Questo il viatico.